Chi inquina paga, e con questa frase emblematica che il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha concluso la conferenza stampa che ha tenuto nella prefettura di Napoli per parlare della situazione di Bagnoli. La conferenza arriva appunto dopo la sua visita all'area dell'ex Italsider. Per il ministro una dei punti più importanti per questo governo sarà proprio la bonifica all'area, e proprio per questa motivazione in seguito alla conferenza ha incontrato il prefetto per discutere ancora una volta di Bagnoli e dell'area che attualmente è sequestrata. Sui documenti, sulle carte, sui progetti di venire a vedere questo sito che io non conoscevo. E comunque ancora, malgrado tutto, una bellezza del nostro paese che è stata umiliata da tanto inquinamento, anche dall'attesa, perché ormai sono quasi 25 anni che si aspetta. Quindi sono venuta a vederlo, io ritengo adesso di convocare a breve una cabina di regia per quando avremo ulteriori risultati sulla caratterizzazione per poi procedere con il piano. Intendo sottolineare che è un interesse prioritario di questo governo portare avanti tutta l'opera di bonifica, perché per noi è prioritario restituire una spiaggia senza colmata, ripulita, libera ai napoletani, a tutti i cittadini del sud e comunque anche all'Italia, perché ripeto, è un sito talmente bello, è una città meravigliosa che ha respiro nazionale. Guardate, chi inquina paga è sacrosanto, cioè è un principio secondo me di equità, di legalità e di giustizia. Quello che io voglio sottolineare a questo punto è che per noi la priorità è ripulire quella zona. Noi faremo di tutto per farlo in piena legalità, seguendo tutti i principi di giustizia ed equità. Per me la priorità assoluta resta quella di risanare tutta Bagnoli e restituirla alla Napoletania.